Signore Gesù, beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, sarete, cioè siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque. Fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non lo ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera, ricordando le parole che il Signore ci ha appena detto.
Sia lodato Gesù Cristo. Proprio prima di questo passo che abbiamo letto questa sera nel Santo Vangelo, cari fratelli, il Vangelo di Giovanni dice: a queste sue parole, cioè di Gesù, molti credettero in lui. E poi continua dicendo: Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto, e appunto il Vangelo di Giovanni riporta le parole che voi avete sentito nel Vangelo di oggi. Ecco, è interessante considerare che la fede in noi è un dono di Dio. E perché noi possiamo aprire il cuore a questo dono, il Signore si serve normalmente sia di segni, miracoli, si serve anche della predicazione ispirata, soprattutto, ecco, ovviamente una predicazione veramente guidata dallo Spirito Santo. E vedete, attraverso questi strumenti che sono appunto i miracoli, avete sentito proprio nella prima lettura quello che è successo, un passo molto importante questo della prima lettura, dal libro del profeta Daniele. Questo re Nabucodonosor prende questi tre israeliti, Sadrach, Mesach e Abdenego, siccome questi israeliti non volevano adorare il dio di Nabucodonosor, li prende e li butta in una fornace col fuoco, una fornace piena di fuoco. Ma che succede? Che questi tre giovani rimangono nel fuoco del tutto indenni. Un grande miracolo, vedete, cari fratelli. E che succede? Che Nabucodonosor che cosa fa? Benedice il dio di Sadrach, Mesach e Abednego. Questo per farci capire che i segni sono importanti, i miracoli sono importantissimi, cari fratelli, miracoli si verificano anche oggi, andiamocene conto, Il Signore si serve dei miracoli per la conversione delle persone. Il Signore si serve anche della predicazione ispirata per la conversione delle persone. Ricordiamoci che ci sono anche miracoli intellettuali che si possono verificare anche nella predicazione. Si possono verificare dei miracoli come, ecco, per esempio una predicazione profetica, evidentemente, è una predicazione miracolosa e quindi chiama le persone alla conversione. Allora, come abbiamo visto proprio nel passo precedente a quello che abbiamo letto oggi, si dice, dopo un discorso di Gesù, si dice, molti credettero in Lui. Però, vedete, il Vangelo di oggi è molto interessante. Perché? Perché, vedete, queste persone che pure hanno creduto in Gesù, se voi continuate a leggere tutto il Vangelo, tutto il capitolo 8, fino alla fine, vedete che a un certo momento questi, da che credevano, a un certo momento prendono le pietre per ammazzarlo Gesù. Ed è questo un insegnamento molto importante che ci dà l'Evangelista, e ce lo dà Dio. Perché, cari fratelli, Signore non ci chiama soltanto a credere, ma il Signore ci chiama ad adorare, ci chiama a vivere nella carità. Sapete che c'è una differenza tra la carità e la passione dell'amore. Nella Bibbia si parla tante volte di amore, no? L'amore santo che il Signore ci comanda è la carità, che non è una passione. Attenzione bene, cercate proprio di
ricordarvele queste cose. Quindi chiedete all'angelo custode, visto che non, magari non portate un taccuino, chiedete all'angelo custode che ve le ricordi queste cose. Perché io ve le ripeto spesso queste cose, però vi devono entrare nella mente, nel cuore, cari fratelli. Vi devono entrare proprio nella intelligenza, nella memoria, perché sono cose importantissime queste qui, e in questi tempi tante volte non sono precisate. La carità di cui parla la Bibbia non è la passione dell'amore, è una virtù. Ecco, allora dicevo, la fede non basta. Il Signore ci chiama a adorarlo, ci chiama a seguirlo. Attenzione bene, Vedete che, diciamo, normalmente, che succede quando una persona si converte? Che prima crede e poi, prima accoglie il messaggio di Dio attraverso la fede e poi si converte e quindi giunge alla carità. Però la fede iniziale non è che è indistruttibile. Tante volte noi crediamo, ma possiamo perdere la fede. Crediamo all'inizio, però quella fede rimane una fede morta, cioè non arriva alla carità. La fede viva, la fede perfetta è la fede con la carità. Ricordatevelo bene, La fede da sola non salva. Quando si parla nel Nuovo Testamento di fede che salva, non si dice solo la fede ti ha salvato, ma ti dice la fede, indicando la fede unita alla carità. E allora, vedete, in questo caso, proprio il Signore ci vuole, attraverso le parole di questi uomini, le parole di Gesù, ci vuole far capire che quando abbiamo soltanto la fede, il Signore fa in modo di portare quella fede alla carità, cioè ci spinge alla conversione. Il Signore ci vuole portare, guardate, a tutte le virtù attraverso la carità. Quando abbiamo veramente la carità in noi ci sono tutte le virtù. Sappiatelo bene questo. Allora, il Signore dalla fede ci vuole portare alla carità, però ci vuole la nostra collaborazione, cari fratelli. Se noi non collaboriamo, mai arriviamo poi alla carità. Anzi, possiamo anche perdere la carità. Ci possiamo poi anche mettere contro Gesù, come hanno fatto queste persone. Se voi andate a vedere, questo è importante anche per noi, che a volte noi magari abbiamo la fede e non abbiamo la carità. Allora dobbiamo stare bene attenti, oppure abbiamo la carità. Anche la carità non è indistruttibile, la puoi perdere. E puoi perdere insieme con la carità anche la fede. Attenzione bene, dobbiamo stare sempre attenti, sempre umili. Bisogna rendersi conto di questo. Guardate Giuda. Giuda che cosa ha fatto? Giuda ha seguito Gesù, Giuda Iscariota. Ha seguito Gesù. Dobbiamo ritenere che lui credesse in Gesù. Gesù lo ha scelto come uno degli apostoli, pensate un po'. Aveva la fede, probabilmente aveva la carità, probabilmente aveva anche una grande carità. Lui era uno degli apostoli, pensate un po', insieme con gli altri apostoli. Giuda Iscariota è andato a fare anche miracoli. Eppure, avete visto che succede alla fine del Vangelo, cari fratelli? Alla fine del Vangelo Giuda tradisce Gesù e poi si impicca anche. Cari fratelli, questo è un insegnamento molto importante da tenere nel cuore. Lo stesso noi vediamo nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Che succede? Che prima tante persone lo seguono. Poi che succede? A un certo momento queste persone si allontanano da lui, perché Gesù aveva parlato dell'Eucarestia, aveva detto delle cose molto forti che richiedevano molta fede, e questa gente invece se ne va. Allora richiedevano probabilmente anche la carità, richiedevano totale sottomissione al Signore, e questa gente se ne va, cari fratelli, vedete? La fede il Signore ce la dà, però ci dobbiamo impegnare con l'aiuto di Dio stesso perché questa fede cresca, perché questa fede diventi carità.
perché appunto noi possiamo seguire Gesù sulla via della croce. Ricordatevelo bene, eh? Noi dobbiamo mettere Dio al primo posto, prima di noi stessi, prima delle nostre famiglie, prima di tutto, prima dei figli, prima dei genitori, prima di tutto viene Dio. Se noi mettiamo noi prima di Dio, quindi magari ci troviamo in una situazione, ci fanno delle minacce, dicono se tu non fai questa cosa, che è una cosa di peccato, io ti ammazzo. Se noi diciamo, vabbè, allora io faccio questo peccato per salvarmi la vita. Peccato grave, cari fratelli. Io sto crocifiggendo il Signore. Sono un po' come Giuda. La stessa cosa, se ci dicono, ma se tu non fai questo peccato, io ti ammazzo tuo padre, tua madre, i tuoi figli, li violento, le cose più terribili. Cari fratelli, quello che vi dico non è che me lo sto inventando, eh. Quello che succede nelle persecuzioni è questo. Nelle persecuzioni, come io vi dico sempre, i nostri, diciamo, persecutori, che cosa fanno? Ci vanno a colpire proprio negli affetti più cari. Ma ricordatevi che, ecco, dobbiamo essere fedeli al Signore, non lo dobbiamo mai tradire, mai peccare, no. Io questa cosa non la faccio mai. Se tu fai del male a queste persone, lo fai male tu. Ma io non cedo, io non faccio questo peccato. Questo è il Vangelo, cari fratelli. Perciò Gesù, vedete, nel Vangelo lo ha detto chiaramente, eh? Che dobbiamo, vedete, chi ama il padre, la madre, i figli, le figlie, il marito, la moglie più di me, non è degno di me. Vedete, cari fratelli, questa è la carità, mettere Dio prima di tutto. E guardate che dobbiamo ricordarci una cosa, che tutta la storia è nelle mani di Dio. Ricordatevelo bene, Dio permette certe prove alle persone, le può permettere anche a ciascuno di noi. Perché, cari fratelli? Per vedere se crediamo veramente in Lui, se crediamo veramente nella Sua provvidenza, se ci fidiamo totalmente di Lui, cari fratelli. Questo è quello che vuole vedere il Signore, cari fratelli. E ricordatevi che se arrivano quelle prove, dobbiamo pregare tutti perché sono prove difficili. Ma nella prova, più noi facciamo quello che dice Dio, più facciamo il vero bene nostro e degli altri. Perché in questo mondo siamo di passaggio. Sapete quello che successe a uno di questi? Che appunto si trovò di fronte a dei nemici della sua religione, probabilmente questo era un cristiano, ma è un qualche cosa che serve anche per noi cristiani, probabilmente era un cristiano. Allora trovò questi criminali, questi dell'ISIS, no? Gli dissero, tu ecco, ti devi convertire alla nostra religione dell'Islam. Allora questo gli misero un fucile contro, questo si convertì perché gli dissero, se ti converti ti salviamo la vita. Quello si convertì e subito dopo lo uccisero. Quindi non dovete neanche fidarvi di queste persone. Dobbiamo fidarci soltanto di Dio, cari fratelli. Questo è l'insegnamento del Vangelo. E questo fa i santi. Se voi fate così, la vostra anima la salvate e aiutate anche gli altri a salvarsi, perché che la vita in questo mondo è precaria. Cari fratelli, noi dobbiamo aiutare gli uni e gli altri, gli unici dobbiamo aiutare gli uni gli altri, non a restare semplicemente qua giù. Prima o poi dobbiamo morire, forse anche questa sera possiamo morire. Sapete, mi sono accorto che tante persone che bestemmiano, che non credano, tante volte ci attaccano, no? Poi quando uno dice, guarda, attenzione bene, perché oggi puoi morire, convertiti a Gesù. Poi tante volte si allontanano, non vogliono più parlare. Perché, cari fratelli, la morte, se non stiamo con Gesù, è un mistero pauroso, questa è la realtà. È Gesù che ti fa guardare la morte veramente con gli occhi della fede, della speranza, te la fa affrontare con grande coraggio, come una vittoria, cari fratelli. È Gesù che ci dà questo, eh? State bene attenti. Quindi ripeto, Signore ci chiama alla carità, dobbiamo mettere Dio al primo posto nella nostra vita. E guardate, ascoltatemi, perché se no, tante volte poi, se voi vi appoggiate alle creature, poi vi crollano le creature e voi crollate con le creature.
Lo diceva già San Francesco, non ti appoggiare all'albero perché crolla, non ti appoggiare all'uomo perché crolla, appoggiati a Dio che non crolla mai, perché è Lui che ha creato tutto, Lui che sostiene tutto, cari fratelli, attenzione. E vedete che, e voglio concludere con questo pensiero, questo capitolo, sapete come si conclude? Cioè, come si conclude? Sapete che cosa dice Gesù a un certo momento di questo capitolo, molto importante? Dice: perché non potete comprendere il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Cari fratelli, perché tanta gente non può ascoltare la parola di Dio? Quello dice, ma i preti dicono sempre queste cose, no? Tanta gente non può ascoltare la parola di Dio, e Dio non voglia che tutta la gente che non può ascoltare la parola di Dio, non può ascoltarla, vedete, per questo problema, cioè hanno per padre il diavolo, cioè si fanno guidare da Satana. Satana ti guida a non credere alla vita eterna, no! Satana ti guida ad attaccarti a figli, nipoti, marito, genitori. Satana ti attacca, ti aiuta, ti fa attaccare alle cose di questo mondo. Satana ti porta a pensare che non esiste l'inferno. E quanta gente va, si suicida, proprio perché non pensa che esista l'inferno. Satana, cari fratelli, è una volpe, ricordatevelo bene, cari fratelli, Satana è una grande volpe. E diceva una persona evidentemente intelligente, diceva: il demonio lavora molto per non farsi riconoscere, per farti pensare che lui non esiste, che lui non c'è. È una delle tentazioni più grandi del diavolo. Perché, cari fratelli? Perché se noi non crediamo che esiste il demonio può agire indisturbato e ci può spingere a fare le cose più terribili. Ti mette in testa certi pensieri. Tu pensi che sono tuoi, invece sono suoi. Ucciditi. Ma che cosa stai a fare in questo mondo? Non vali niente, non servi a niente. Ucciditi, no? Tu pensi che siano tuoi pensieri, invece sono del diavolo. Tu ti dovresti fare il segno della croce, dovresti dire: Signore, liberami da Satana. Invece dici: ma sono io, ma forse, magari poi vado allo psichiatra, vai da qua, da là. E invece è il demonio. Se non ci metti Cristo in mezzo, rischia che quello, il demonio, ti si porta dove vuole lui. Cari fratelli, stiamo attenti, state bene attenti. Vedete i santi quante cose grandi hanno fatto, cari fratelli. Perché? Che stavano con Cristo, erano forti contro Satana. E quante volte il demonio li ha tentati, ha cercato di fare le cose più terribili. Ma hanno vinto perché avevano Cristo, cari fratelli. Allora vi raccomando, il demonio è una volpe. Vi vuole portare a non credere, vi vuole portare a tutti i peccati, vi vuole portare anche al suicidio. Sappiatelo bene. Il diavolo vi odia, voi sappiatelo bene, voi avete un nemico che non vedete, ma lavora, e lavora tanto. Guardate quanta gente spinge al peccato il diavolo, guardate quanti peccati si fanno, cari fratelli. Ricordatevi che tutte le tentazioni, direttamente o indirettamente, vengono da Satana. Quindi ricordatevela questa frase, ripetetevela. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Quindi attenzione bene, preghiamo e scacciamolo il demonio col segno della croce, acqua benedetta, con la fede, con la confessione, con la confessione. Vedete, il diavolo ci porta a pensare: no, con la morte muore, finisce tutto, quelli che sono morti sono perduti, pensa a godere oggi, e se non vali niente ucciditi. Queste sono le parole del diavolo, cari fratelli, ricordatevelo bene. Noi invece crediamo, ecco perché voi siete venuti anche oggi, a circa un anno dalla morte del nostro fratello Pasquale, perché e noi crediamo, cari fratelli. Crediamo che con la morte inizia un'altra vita, e noi preghiamo per questi nostri fratelli morti in Cristo, perché il Signore possa
portarli nella gioia e nella pace del cielo. E ricordatevi che quelli che sono morti in Cristo e si sono purificati sono in paradiso. Quindi quelli che già sono in paradiso possono pregare per noi, possono pregare per voi, per le vostre famiglie, cari fratelli. Quindi sappiatelo bene, eh? Sappiatelo bene questo. Ecco, pregate i santi perché preghino per voi. E se ci sono antenati vostri tra i santi, ecco, se ci fossero, ecco, certamente è bene che nella luce dello Spirito Santo sappiamo raccomandarci a loro perché preghino per noi, perché ci aiutino in questo mondo, cari fratelli. Ci aiutino a essere forti nella fede, forti nella fede e nella santa carità. E concludiamo, cari fratelli, con una bella Ave Maria, perché la Madonna dal cielo preghi per noi, perché allontani da noi Satana, perché ci faccia crescere nella fede e nella carità santa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.